Naspi, dove sei? Cosa sei? Come devo fare a ottenerti? E dove devo richiederti? Troppa confusione in testa? Tutto semplice se ci sono riuscito io ad ottenerla. Se stai fino alla fine del video ti spiego tutto come ottenerla anche tu. Partiamo dalle basi. Cosa è la NASPI? La NASPI è l'acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego ed è un'indennità di disoccupazione introdotta in Italia a partire dal 2015 che ha sostituito la precedente ASPI, che era l'acronimo di Assicurazione Sociale per l'Impiego, che viene erogato dall'INPS, il nostro Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, come sostegno economico a tutte le persone, tipo me, che hanno perso il lavoro in maniera involontaria e che hanno maturato un certo numero di contributi. L'importo di tale indennità varia in base alla durata del precedente rapporto di lavoro e alla posizione contributiva del richiedente. Per ottenerla però è necessario soddisfare alcuni requisiti. Ma quali sono effettivamente questi requisiti minimi per poterla richiedere? Numero 1. Aver perso il lavoro in maniera involontaria. La NASPI è destinata a coloro che hanno perso il lavoro per motivi indipendenti dalla loro volontà, ad esempio per licenziamento, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, cessazione del contratto a termine o fallimento dell'azienda. 2. Aver maturato un numero minimo di contributi. Per poter accedere alla NASPI è necessario avere versato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni. Poi, non aver raggiunto l'età pensionabile. La NASPI ovviamente non può essere erogata e richiesta da coloro che hanno raggiunto l'età pensionabile, che in Italia varia in base al genere e al periodo di nascita e che, come ben sapete, funziona tipo la telenovela di Beautiful. Ogni puntata cambia la storia. Poi essere iscritti al centro per l'impiego. Il richiedente deve essere iscritto presso il centro per l'impiego competente per il proprio territorio e deve accettare tutte le offerte di lavoro coerenti con la propria formazione e capacità lavorativa. E comunque si pone molto l'accento a questa frase, coerente. Non si chiede a una persona che ha fatto per 20 anni l'idraulico di andare a fare il pasticcere. Non avere un reddito superiore a determinati limiti. Il richiedente non deve superare i limiti di reddito previsti dalla legge, che variano in base alla situazione familiare, come ad esempio il numero dei figli, le persone con un reddito, anziani o disabili a carico e così via. È importantissimo sottolineare che i requisiti per accedere alla NASPI possono subire variazioni nel tempo in base alle leggi e ai regolamenti in vigore. Come dicevo prima, le leggi sono sempre molto incline ad essere aggiornate di frequente. Essere disoccupati. Il richiedente deve essere disoccupato al momento della richiesta della NASPI e non deve aver avuto un rapporto di lavoro dipendente nell'ultimo periodo. Ma ovviamente questo mi sembra ovvio, altrimenti non si chiamerebbe NASPI ma paraculismo. Detto ciò, alla fine dei conti ti interessa sapere anche a quanto ammonta e come si calcola il valore dell'importo dell'assegno. Almeno questo è quello che immagino. Non riesco a darti un valore fisso, visto che le variabili coinvolte sono molteplici, come l'importo dell'ultimo reddito da lavoro percepito, la durata dell'attività lavorativa precedente alla disoccupazione e la fascia di reddito di appartenenza. Per calcolare l'importo della NASPI si può utilizzare un'apposita calcolatrice messa a disposizione dal sito dell'INPS sul proprio sito web, oppure si può seguire la seguente procedura. Poi a titolo di esempio vi faccio anche vedere il mio importo, così che possiate capire in maniera esaustiva come si calcola e anche per un po' di trasparenza. La NASPI è calcolata prendendo a riferimento la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, il cosiddetto imponibile INPS, degli ultimi 4 anni, quelli precedenti, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive. Successivamente questo importo viene diviso per il numero delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni e poi tale importo viene invece moltiplicato per un coefficiente che è 4.33, che sono la media delle settimane in un anno. Del totale che riceverai, il 75% del massimo, con però un cap al massimale erogabile, beh, questo è l'importo della tua NASPI mensile. Ricordandoti però che dal quarto mese di percezione del contributo, l'importo del sussidio viene ridotto del 3% mensile, mese dopo mese, fino alla scadenza dello stesso. Ovviamente, come accennavo, ci sono massimali e per il 2023 sono definiti dal fatto che l'importo lordo mensile dell'indennità NASPI è il 75% della retribuzione media fino a 1.352,19 euro, al quale può essere aggiunto un più 25% alla quota eccedente a questo importo, fino all'importo massimo mensile erogabile per il 2023 di 1.471 euro lordi. Esempio pratico con il mio calcolo. Retribuzione imponibile degli ultimi 4 anni, 71.093 euro. Le settimane coperte dai contributi, 99, perché da quando sono rientrato in Italia dall'Irlanda sono passati poco meno di 2 anni. Per cui 71.093 diviso 99 per 4.33 darebbe un importo di 3.109,42. Ma abbiamo detto che il massimale è 1.471 euro lordi e quello mi prendo, sapendo che però
Per 8 mesi dal quarto mese, questo importo sarà gradatamente ridotto del 30% mese dopo mese. C'è anche la strada imprenditoriale, per cui la cosiddetta NASPI anticipata, nella quale il valore dell'importo totale viene erogato in un'unica soluzione, nel caso in cui si voglia procedere a fare autoimprenditorialità, che è la strada che ho scelto io, per cui tutto l'importo si può investire nell'attività per farla crescere o crearla da zero. Chi la può richiedere la NASPI anticipata? La liquidazione anticipata dell'indennità NASPI è riconosciuta a coloro che intendono, ad esempio, avviare un'attività di lavoro autonomo, a patto che non si tratti di una collaborazione coordinata e continuativa, oppure avviare un'impresa individuale, come ad esempio ho fatto io, essere un libero professionista, o anche sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa di produzione e lavoro, in cui, per intenderci, il rapporto mutualistico ha per oggetto l'attività lavorativa del socio all'interno della cooperativa stessa. Quando si può richiedere? La richiesta di NASPI anticipata deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività autonoma. Al contrario, se per esempio, come ho fatto io, l'attività era iniziata durante il rapporto di lavoro, si hanno 30 giorni dalla presentazione della domanda originale del sussidio NASPI. Attenzione però! Se sei usufruito della NASPI anticipata e poi nel mentre si va a sottoscrivere un contratto di lavoro subordinato con un'azienda, ad esempio, si deve restituire l'intero importo a partire dal mese dell'inizio del rapporto di lavoro subordinato, e per cui possono essere dolori se avete speso quei soldi. Eccezione fatta per chi entra in una cooperativa come socio lavoratore della stessa, come dicevamo prima. Parliamo di tassazione. Per quanto riguarda la tassazione, tanto per la NASPI corrisposta mensilmente, tanto per quella anticipata in toto, sono somme soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche, il cosiddetto IRPEF. In questo caso sarà proprio l'INPS ad optare come un normale sostituto di imposta, applicando le ritenute fiscali e rilasciando la cosiddetta certificazione unica. Se questo contenuto ha portato un valore aggiuntivo alla tua vita, fammi capire il tuo gradimento col pollice in su. Se invece mi hai appena conosciuto, potrebbe essere una ottima idea cominciare a fare parte di questa famiglia, di questa grande community, con maggiore presenza iscrivendoti al canale e cliccando la campanella delle notifiche, così che ogni nuovo video ti venga notificato. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto!